come viene rappresentato lo spazio in un racconto o in un romanzo? Sostanzialmente in due modi. Ecco un esempio del primo, tratto dal romanzo Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Il crepuscolo scese sul fiume e cominciarono ad apparire lumi lungo la costa. Il faro Chapman, eretto su un isolotto di fango, irradiò forte luce. Segnali luminosi di navi si spostavano nel canale di navigazione, grande incrocio di luci ascendenti e discendenti. E più lontano, a ponente, nelle regioni più elevate, la posizione della città mostruosa era ancora segnata minacciosamente nel cielo. Un cumulo di caligine sotto il sole, un lugubre bagliore sotto le stelle. Lo spazio, come in questo caso, può essere rappresentato con una sequenza descrittiva. Cosa fa il narratore in questo caso? Sospende il racconto della vicenda e inserisce una sequenza in cui viene descritto nel dettaglio il luogo dell'azione. Sequenza che segna una pausa nella narrazione. Le azioni dei personaggi si interrompono, l'azione è sospesa per lasciare spazio a una sorta di fotografia o fermo immagine dei luoghi. Passiamo alla seconda modalità di rappresentazione dello spazio e consideriamo questo esempio tratto dal romanzo Il muro di Jean-Paul Sartre. Ci spinsero in una grande sala bianca e cominciai a battere gli occhi perché la luce mi faceva male. Poi vidi una tavola e quattro individui dietro la tavola, dei civili che guardavano alcuni incartamenti. Avevano ammucchiato gli altri prigionieri nel fondo e per raggiungerli dovemmo attraversare tutta la stanza. La rappresentazione dello spazio è in questo caso diegetica, cioè mescolata alla narrazione. Se consideriamo l'esempio, notiamo come l'idea del luogo, un commissariato in tempo di guerra, è ricavata non tanto da una descrizione quanto dai movimenti del personaggio. Egli viene portato assieme ad altri prigionieri in una sala grande. Ci sono altri prigionieri in fondo, bianca e spoglia. Solo un tavolo con degli incartamenti. Il lettore riesce quindi a farsi un'idea del luogo in cui si svolge l'azione non perché il narratore descrive gli ambienti nel dettaglio, attraverso una statica sequenza descrittiva, ma perché lì vede muoversi i personaggi. In questo caso dunque la descrizione dei luoghi non ha uno spazio apposito ed è continuamente agganciata alla rappresentazione dei movimenti, delle emozioni, delle idee del protagonista e degli altri personaggi. La scelta dell'ambientazione è sempre legata al genere e al significato o messaggio che l'autore o l'autrice vuole trasmetterci attraverso la storia. Pensiamo a Hogwarts, la scuola di magia di Harry Potter. È molto simile alle public schools o ai college inglesi, perché l'idea di fondo è che il mondo della magia è parallelo e a suo modo simile a quello dei babbani o non maghi e quindi del tutto credibile. Ma è pur sempre un mondo altro, un mondo fantastico che si raggiunge con Hogwarts Express, un treno che parte da un binario, il binario 9 e 3 quarti, nascosto nella stazione ferroviaria londinese di King's Cross. Insomma, attraverso lo spazio si capisce che Harry Potter è uno studente come tanti studenti inglesi che frequentano le public o le state schools, ma che è pur sempre e contemporaneamente uno studente speciale. Solo così il lettore può riconoscersi nella storia e appassionarsi alle vicende del maghetto inglese. Solo così possiamo credere o forse illuderci che in fondo anche la realtà quotidiana può essere magica o speciale.